viene da dire una frase: fuori la mafia dallo Stato. Grazie. Salve a tutti. Eh sì, perché per questo, insomma, adesso vi racconterò questa storia che è emblematica. Abbiamo ognuno di noi a piccole storie emblematiche. Io voglio bene a Novi Ligure perché nel 95 forse qualcuno, qualche mio ex parrocchiano qua c'è. Ho fatto servizio civile qua al Sacro Cuore da Don Giuseppe, un grande prete, devo dire, un grande. So che non è più qua, ma a Serravalle forse, ma è stata una bellissima esperienza. E negli 20 anni successivi ho lavorato, ho preso una laurea in lettera, ma ho sempre lavorato per la televisione, il cinema, facevo l'operatore, un lavoro tecnico, non, niente di straordinario, che però mi ha permesso di avere un quadro chiaro dell'informazione, che è il primo problema di questo paese. Se questi signori sono nei palazzi da tanti anni è grazie alla televisione fondamentalmente. Se oggi non viviamo situazioni di tensione, di strategia della tensione, anni di piombo eccetera, è merito o è colpa della televisione, perché con questi mezzi loro ci stanno tenendo fondamentalmente nell'ignoranza da più di 20 anni. Io ho lavorato per tutti i TG, anche da quelli Rai e Mediaset. L'Italia è un paese dove ti chiama, a te tecnico operatore, un direttore di TG e ti dice come devi inquadrare un politico. L'inquadratura non deve essere troppo stretta perché è stanco, sai, sta facendo campagna elettorale, un po' più larga, mai di fianco e mai da dietro perché non è ancora asfaltato, no, completamente, così capite anche di chi parlo. Quindi immaginate, cioè, questa è una cosa che in qualsiasi altra nazione sarebbe uno scandalo immane, no? Beh, immaginate la BBC in Inghilterra, no? Cioè, se facesse una cosa del genere, immaginate se la terza carica dello Stato va da Fazio, da Giletti, parlo della Boldrini, Presidente della Camera, terza carica, signori dello Stato, cioè Presidente della Repubblica, Presidente del Senato Grasso e la Boldrini, va a dire che il Movimento 5 Stelle è un movimento eversivo. Signori, eversivo è una parola che ha un valore, che ha un peso importante, pesantissimo, no? E non solo, aggiunge che chi guarda il blog di Grillo è un potenziale. In tutto questo mi hanno espulso un record. Io sono stato espulso 2 volte dal presidente Grasso, 2 volte in un solo giorno, non è mai successo nella storia della Repubblica. Perché? Perché i grillini gridano, stanno alla finestra, hanno congelato 9 milioni di voti, non vogliono dialogare. Allora io ho gridato, ho alzato la voce perché non mi facevano parlare, perché non fanno parlare le opposizioni. 2 settimane fa, trattato Italia-Francia, trattato internazionale, ratifica, dovevamo vidimare, perché poi noi ormai per lo più facciamo quello, vidimiamo decreti, come dicevano i colleghi, decreti legge, eccetera, eccetera. Trattato internazionale sul TAV in Val Susa, ovviamente tematica che ci sta molto a cuore, voi qua ne sapete qualcosa, anche voi col terzo valico, bene, non ci sarebbe contingentamento dei tempi, ghigliottina, ci fregano 1000 emendamenti che abbiamo messo in forma ostruzionistica, ovviamente, con un trucchetto, ma che adesso abbiamo imparato, e poi ci tagliano invece fuori dai regolamenti la parola, e questo già non va bene, facciamo casino. 416 ter, voto di scambio mafioso, quello su cui i grillini che hanno votato contro il provvedimento per i mafiosi. Allora ve lo dico io ero in commissione giustizia e io con Casson, ex giudice del PD, persona retta, moralmente integra, abbiamo fatto un testo insieme ai miei colleghi, anche altri esponenti politici, un testo impeccabile che piaceva a tutto, piaceva a Libera, Riparte il Futuro, tutte queste associazioni che avevano lanciato la campagna, piaceva ai magistrati, piaceva a tutti. A gennaio, signori, a gennaio, la votiamo in aula con i voti del Movimento 5 Stelle, ok? PD e Movimento 5 Stelle la votano, passa, fanno un po' di casino gli ex piduisti e tanti altri del nuovo centrodestra, eccetera, eccetera, ma tutto sommato stanno zitti. Io faccio un intervento in aula e dico: che bello, siamo stati bravi, vedete che se vogliamo le cose le facciamo passare, no? Appunto quelli che stanno alla fine, non è vero, noi dialoghiamo tutti i giorni con questa gente in commissione, è chiaro, c'hai i provvedimenti, hai le leggi, dici: ma questo emendamento lo facciamo passare, me lo voti, non me lo voti, no? Quindi il lavoro si fa, il problema è che loro non vogliono dialogare con noi. E sul 416 ter alla Camera, quando noi l'abbiamo licenziato a gennaio, bastava che lo votavano alla Camera e era passato, invece no, abbassano le pene, tolgono 2 o 3 paroline come la messa a disposizione. Sapete che i mafiosi cosa fanno? Ricevono la telefonata del politico che gli dice: a tua completa disposizione. Ecco, questo è da punire, perché è una cosa terribile
che succede in Italia. La mafia non ha potere se non ha il politico in riferimento nelle istituzioni che gli dà poi una mano. Non ce l'ha. Quindi è giusto mantenere le pene da 7 a 12 anni. Bene, non vi sto a fare tutti i dettagli tecnici, sono molti, ma che rappresentano un vero regalo alla mafia. Questi signori lo votano alla Camera, arriva al Senato di nuovo, perché siamo in un bicameralismo perfetto, e noi lo correggiamo, che tra l'altro meno male che c'è, perché ci permette di correggere queste cose. Bene, arriva e raccolgono 8 firme, c'è una clausola per cui uno può raccogliere 8 firme e salta la discussione, si vota il salto della discussione generale. Queste 8 firme sono quelle di Zanda, capogruppo del PD, Nitto Palma, Forza Italia, Sacconi, Romani, Susta, Scelta Civica. Bene, quindi bipartisan, Cirinna, PD. Per saltare la discussione, signori, su un argomento estremamente delicato, estremamente. E allora non ci abbiamo più visto, abbiamo cominciato a urlare, perché anche Grasso, che ha fatto la voce grossa, scusate il gioco di parole, l'avrebbe dovuta fare per mantenerla la discussione, e invece si è sentito anche lui toccato, perché lui ha una tradizione di lotta alla mafia notevole, no? E ha dovuto dire taccia, taccia, esca da quest'aula, cosa come avete visto nei TG. Ma l'ha fatto perché gli bruciava anche lui, perché è stato fatto un vero regalo alla mafia. E questa gente qua, che è 20 anni che ce lo racconta, è ora che se ne vada veramente a casa. Ci ha veramente rotto le scatole, per non dire qualcosa di peggio, visto che sono un senatore della Repubblica. Non ne possiamo più. Se voi stesse con noi un mese lì dentro, avremmo l'80%, signori, perché li vedreste da vicino, vedreste cosa votano. C'è un sito, Open Parlamento, dove potete confrontare i parlamentari e i voti che fanno. Fa degli schemini molto semplici, tipo insiemistica, si vede qua, due cerchi e si vede quanto sono sovrapposte. Se voi prendete uno del PD e uno di Nuovo Centrodestra o di Forza Italia, hanno il 98% delle votazioni insieme. Allora, ma di cosa stiamo parlando? Quest'idea delle larghe intese c'era da sempre, è quello che loro vogliono fare, e con i mezzi di informazione stanno creando il nemico pubblico numero uno, che è il Movimento 5 Stelle. E allora sapete cosa vi dico? Se volete liberarvi, è ora veramente di mettersi in gioco, non di votarci, ma di mettersi in gioco, perché hanno paura di noi. E se stanno usando questi mezzi, 6 televisioni, 7 più giornali, eccetera, e giornalisti, non dico giornalai perché offendo che si alza alle 6 di mattina a aprire l'edicola, o anche alle 5, ecco, se questa gente qua pagate con i soldi dello Stato è contro di noi, perché gli facciamo veramente paura. Allora io dico, riprendiamoci Novi, riprendiamoci il Piemonte, mandiamo a casa sta gentaglia e andiamo in Europa, signori, dove si decide veramente tutto. Vi ringrazio, vi lascio tranquilli perché avrete le orecchie ormai consunte. Grazie, siete fantastici. Stato. Fuori la mafia dallo Stato.